sempre. Quindi il primo passo da fare è quello di lasciarsi prendere, lasciarsi portare e togliere quel maledetto vizio di voler controllare la vita e tutto. Perché chi vuole controllare non si accorge della bellezza e non si lascia riempire dalla bellezza. Guardate che scenario. Meglio di quando arriva il sole che si vede bene. Meglio di quando ci sono condizioni ottimali. Siamo d'altro canto in una società che ci dice che continuamente dobbiamo cercare le condizioni ottimali, soprattutto in senso esteriore e, come dicevo prima, in un senso legato alle proprie emozioni. È sbagliato, perché uno troverà sempre dei motivi per essere triste e per essere incasinato. Invece la fede è questa spada che toglie, uccide, che manda dietro le continue spinte a non vivere, o a vivere male, o a vivere tristi. La fede è il Signore davanti, e quindi se tu hai un legame col Signore, puoi avere tutte le tristezze che vuoi, ma c'hai il Signore. E quando uno ha il Signore, si apre tutto. Qui, come accennavo prima con Michele, è stato il luogo del misfatto, della prima celebrazione, casualmente quasi, perché con Michele ci eravamo da poco conosciuti, potremmo dire. E allora, timidamente, umilmente, ho detto: Michele, possiamo fare una messa qua in spiaggia? Era il luglio del 2014, non mi ricordo il 5 o il 13, una cosa del genere, e fu l'inizio. C'era anche con me Don Giorgio e Don Daniele, e una bella e nutrita partecipazione. Oggi la nostra famiglia è un pochino più ristretta, perché in effetti ieri abbiamo dato un messaggio, un video messaggio, nel momento che c'era un vento potentissimo, e quindi mi sa che più che fare pubblicità in senso positivo ci siamo dati la zappa sui piedi. Vai, vai Michele! Ciao a tutti, buonasera a tutti. Invito domani mattina alle 5:15 di dopo Gigi 93 dice. Ma sei sicuro, Michele? Alle 5, con questo 4. Tempo? Le persone hanno pensato magari, ma qui c'è questo vento. Adesso siamo qua, guardate che roba, che stiamo bene, per le zone di Gabicce, là c'è anche il sole. E ci godiamo questa celebrazione proprio come segno della presenza del Signore Gesù nella nostra vita di oggi. E vogliamo pensare anche a tutte le persone care della nostra vita, a Nicoletta in particolare, e l'entusiasmo che Nicoletta aveva quando c'era questo momento, che la teniamo però qui nel cuore. Io sono convinto che ci ha messo lo zampino anche lei. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle due membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle due membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio, ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Carissimi, solo due parole. Mi piace molto il Salmo, questa frase che abbiamo ripetuto: io cerco il Signore, mostrami il tuo volto. È il grande sogno di noi esseri umani, in fondo è il grande desiderio che c'è in ogni cuore. Io cerco il tuo volto, perché finché Dio è aria o è qualcosa di invisibile, basta, non è sufficiente. Abbiamo bisogno di pensare Dio come volto. E vedete, è strano, perché la nostra iconografia al più delle volte ci mette a contatto col crocifisso, ma il crocifisso è impossibile da avere come termine di relazione. Il risorto invece, la fede cristiana è fede nel risorto, anche se questo rimane un grande, grandissimo mistero. Ma mistero non vuol dire qualcosa di incomprensibile, vuol dire qualcosa che richiede un affinamento delle tue qualità, della tua intelligenza, della tua sensibilità, è qualcosa che richiede un tuo investimento ancora più ampio, più profondo. E invece noi ci abbiamo sotto sotto questa idea che la vita deve essere facile e non difficile, che deve essere come vogliamo noi e non come vuole lei. Continuamente siamo tentati dal peccato adamitico di voler imporre alla vita i nostri schemi, anche in chiesa, alle altre persone. E infatti andiamo fuori strada poi. E allora invece vogliamo pensare questa mattina insieme al profeta Elia, che viene sconvolto dalla manifestazione di Dio, che non è come lui pensava. Un Dio leggero, dolce, un Dio brezza leggera, un Dio che manda due gocce leggere, leggere, speriamo. E lo vogliamo pensare come amico al nostro andare, anche se il Vangelo di stamattina, Santo Cielo, fra tutti abbiamo proprio cappato poco bene. Nel senso che sempre questo Dio così, questo Gesù duro, rigido, è un Gesù un po' matteano, che però è chiaro che dà dei riferimenti importanti che vogliamo fare nostri e cercare di seguirlo, di seguire la sua persona, il suo cuore, la sua vita. E quindi lo ringraziamo e proseguiamo il nostro cammino. Otto anni fa non immaginavamo certo di poter inventare un simile viaggio, un simile percorso. Si pensava così, di fare al massimo di celebrare una o due volte. In quell'anno infatti mi sa che abbiamo celebrato due messe. E in fondo così, di lasciarla come un momento eccezionale anche le estati successive. Poi invece, strada facendo, sono stato avvolto da una chiarezza, da una luce che corrispondeva alla presenza di tantissime persone, di tanti di voi, che ogni volta partecipavano con più cuore, con più passione, e coglievo come in questo contesto mattutino, sulla spiaggia, a parte che Gesù proprio si divertiva a camminare sulle spiagge, e le cose più belle le ha fatte sulla spiaggia. E quindi probabilmente è questo istinto che era in lui, che ha preso anche me, e soprattutto constatare quanta bellezza c'era e quanta beatitudine c'era nelle persone. Volta dopo volta vedevo che le persone sorridevano, rinascevano. E allora ecco che ne è nato un cammino, anno dopo anno, estate dopo estate, abbiamo intensificato questi appuntamenti. E perché? Perché qui c'è un connubio che neanche in chiesa si realizza. Ed ecco perché allora vogliamo veramente
ringraziare il Signore di tutti questi anni e di tutto questo viaggio che continua, che continuerà venerdì prossimo, sempre alle 5:15, e mi pare al bagno 61 stavolta, quindi ritorniamo verso nord, verso Bellaria, e siamo poco dopo i Già Centro, e invitiamo tutti a partecipare, chi vuole. È un momento proprio così rigenerante, e anche stamattina siamo stati benedetti anche da queste due gocce d'acqua che ci sfiorano il volto. Voglio ringraziare Michele e tutti voi per questa bella partecipazione, gli amici in diretta Facebook. Preghiamo. È davvero un bel mistero la nostra vita, oh Padre, ma è stupendo pensare che tu attraverso tuo Figlio nello Spirito sei con noi qui questa mattina, e che la nostra vita è continuamente intrecciata col tuo amore dentro una comunione che non avrà mai fine. Ti chiediamo di avere il coraggio e di essere testimoni ardenti, ricchi di luce, per annunciare oggi agli uomini, al mondo, perso in tante stupidaggini, in tante diatribe assurde, tante guerre di tutti i tipi, annunciare questa grande luce che ci redime da ogni male, morte compresa, in Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore dunque è con voi. E con il tuo spirito. Il Signore Gesù vi benedice e vi protegge. Amen. Vi custodisce perché vi vuol bene e perdona il male che è nel vostro cuore. Amen. Vuol dire che rompe le catene che mentalmente credete di avere per mettervi continuamente nel suo amore. Amen. È la benedizione di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo discende su di voi e con voi rimane sempre. Amen. La gioia del Signore risorto è la nostra forza. Andate, vivete con amore, in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona giornata a tutti, cantiamo insieme, se volete, benedizione personalizzata. Ci fermiamo un attimo qua. Soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vene e le gonfierà di te. Soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vene e le gonfierà di te. Speranza nelle nostre mani.